Buonasera cari lettori e da voi anche da spettatori di edizione Gazzetta Live. Siamo qui in diretta dal Bar La Sosta. Introduciamo subito il prossimo ospite, che è il sindaco Davide Guida, sindaco di Arezzo. Buonasera. Allora sindaco, introduciamo subito che oggi su Burk è uscito un finanziamento per la realizzazione del polo scolastico. Sì, abbiamo avuto proprio oggi questa bellissima notizia, ma per diversi motivi, prima di tutto perché è un momento importantissimo per Arezzo, un finanziamento di 6 milioni e 70 mila euro per il finanziamento di un polo scolastico ad Arezzo, che sarà una situazione, non voglio dire epocale, però sarà molto importante perché poi queste strutture moderne, ma la cosa che ci ha reso particolarmente contenti è che il comune di Arezzo è stato il primo. Nella graduatoria siamo i primi in tutta la regione Campania, cioè praticamente noi siamo i primi ad essere finanziati in Campania, io suppongo i primi in tutta Italia. Ok, se mi posso permettere, perché per quanto riguarda. Se mi posso permettere, voglio dire, no, la parte relativa ai finanziamenti che dovranno, diciamo. Sì, perché introduciamo questo stasera, perché la parte dei finanziamenti è stata molto importante, perché non è solo questo finanziamento per la realizzazione del polo scolastico, ma ce ne sono altri finanziamenti. Ed è molto importante introdurli. Sì, no, ma è giusto perché i cittadini sappiano che. Ci sarà un momento importante, un altro finanziamento importante di 2 milioni e 300 mila euro è quella per la realizzazione delle strade comunali, che interesserà tutta la zona frazionale e tutta la zona che da Ponte Trave arriva fino a Cappucci, quindi sarà veramente un cambiamento, diciamo, estetico del paese, e questo finanziamento già è stato inviato alla sua prefettura e a breve è stato già pubblicato pure il bando. E poi abbiamo anche diciamo, due finanziamenti minori per i quali già c'è stata l'aggiudicazione, uno di 810 mila euro per il bene confiscato e un altro dove lì abbiamo veramente pensato una bella struttura, potremmo avere uno spazio per l'ASL, uno spazio per gli anziani e uno spazio ludico per i giovani. E infine abbiamo la ristrutturazione del plesso caudio per 365 mila euro. Mi fermo qui perché sono quelli là che hanno avuto quantomeno un decreto di finanziamento. Altri, come vi ho detto, stanno in fase avanzata, però abbiamo altri che stanno ancora in fase di valutazione e quindi per adesso sono quelli che più imminenti. Okay. Introduciamo subito che lo scorso 23 luglio è stata firmata una lettera storica tra i quattro comuni della Valle di Suessola. Ci può raccontare qualcosa in questo? Sì, finalmente si è creata una, diciamo, chiamiamola congiuntura positiva, perché finalmente siamo riusciti ad avere quattro sindaci nella Valle di Suessola e non sindaci e commissari. Quindi praticamente c'è stata la volontà, perché io e il sindaco Santa Maria Viva già avevamo questa idea, però era solo embrionale, perché ovviamente avevamo bisogno di un'interfaccia che non fosse un commissario, che come mai sa. Sapete, si è trattenuto un po' in più, però più o meno 6-7 un anno massimo, quindi non si può creare una progettualità. No. Però questo è un momento veramente epocale, perché i quattro sindaci hanno firmato una lettera di intenti, sì, nella quale ovviamente metteremo in condivisione tutta una serie di servizi, ma avremo una potenzialità enorme per poter, sarà un bacino di oltre 40.000 abitanti. Quello che mi preme dire poi è che nella lettera di intenti abbiamo definito, abbiamo fissato la data del 31 ottobre 2019 come punto di arrivo per tutti i passaggi istituzionali necessari alla creazione dell'Unione dei Comuni. Che vantaggi ha questo per la comunità nella gestione associata dei servizi? Allora, prima di tutto ci sono dei vantaggi che sono sotto gli occhi di tutti, delle grandi economie di scala, perché noi avremo una polizia che non sarà più comunale ma sarà di tutta la valle. Quindi io voglio dire, ci sarà un'interazione, poi anche lo stesso discorso per la protezione civile, lo stesso potremo fare un discorso anche per la mensa scolastica. Noi già abbiamo pensato quali possono essere tutte queste servizi comuni. Un altro può essere la gestione dei rifiuti, che sappiamo le grandi criticità che vive la Campania, in questo periodo è durissima, e ci saranno dei periodi ancora peggiori, perché a settembre il termovalorizzatore di Acerra dovrà stare chiuso per 2-3 mesi per manutenzione, questo creerà grossi disagi. Soprattutto questo periodo estivo è durissimo.
perché voi l'umido è l'umido, l'umido. Il problema è l'umido perché si abbiamo ancora questo ritardo epocale che la Campania vive nella realizzazione delle compostiere, non si capisce perché. È una cosa incredibile. E poi ovviamente questo c'è il problema grave che noi subiamo, il primis il problema di poter sversare e quindi siamo costretti a chiedere delle volte ai cittadini di tenere l'umido in casa con gravi difficoltà. Ma cosa peggiore è che ovviamente il costo è schizzato, noi siamo, il comune, noi ad Arienzo siamo a 280 euro a tonnellata, una cosa ancora accettabile, ma leggevo che il comune di Santa di Maddalone addirittura, sono stato più 220, 230, Maddalone è arrivato oltre i 300 euro a tonnellata, quindi voglio dire cose veramente ormai assurde, ma pure che incidono sui bilanci comunali in maniera abbastanza confusa. E infatti proprio questo pensiamo, no, non pensa che su questo comprensorio l'attenzione delle istituzioni e della politica regionale sia inferiore rispetto ad altre zone? Io ho un'idea abbastanza chiara che ho espresso diverse volte. Io penso che noi siamo stati dalle istituzioni dimenticati, praticamente dimenticati, l'ospedale è un esempio, sì. Già, dopo non voglio dire questo. Dopo arriviamo anche all'ospedale. Abbiamo qualche rappresentante diciamo regionale nella Valle di Suessa che ha portato benefici pari a zero per la valle, perché non sta a me dirlo, però è sotto gli occhi di tutti che non ci sono stati benefici. Quindi l'unione dei comuni nasce proprio per dare dignità e forza a tutta la Valle di Suessa. Infatti ci sono altri punti rispetto a questo accordo che non sono stati ufficializzati? Guardi, la cosa importante, le dico, che noi avremo una popolazione di riferimento che sta oltre 40.000 abitanti e questo ci permetterà di partecipare a determinati tipi di finanziamenti, ma ovviamente la nostra idea non è solo quella che si va a ufficializzare in un atto dove tu metti tutta una serie di attività istituzionali, ma anche quella di dare alla Valle di Suessola una dignità politica e un rispetto all'interno delle istituzioni sovracomunali, ovviamente. Come mai non ci si è arrivati prima a questa intesa, a pensare di avere un'intesa tra questi quattro comuni? Guardi, non lo so, alcune volte quello che le posso dire è che spesso si tende a guardare al proprio orticello e quindi ci stanno invidie, cose, invece in questo momento ripeto, c'è stata questa congiuntura positiva dove quattro sindaci e quattro amministrazioni hanno deciso di muoversi in questa direzione proprio perché ormai noi siamo in una situazione di estrema difficoltà nella Valle di Suessa e quindi ci sembra quasi un atto dovuto. Speriamo che possa portare veramente a grossi vantaggi questa intesa. E, sindaco, come per quanto riguarda, prima stavamo introducendo l'ospedale, come bisogna agire per quanto riguarda questo ospedale? Secondo lei cosa bisogna fare per rilanciare, per ridare dignità a questo ospedale che comunque prima era un'eccellenza? Era una grande eccellenza, prima era un pronto soccorso, oggi è solo un presauto. Quindi voglio dire un declassamento enorme nel piano regionale, ovviamente è stato ancora declassato, è rimasto quello che era, però ovviamente qua abbiamo un problema di risorse umane, che non vengono, ma perché voi sapete bene che la gestione della sanità in Italia è spesso e gravemente, questa è una cosa grave, a me è spesso politicizzata. Sì. Quindi noi non avendo, soprattutto a sud è una cosa molto male. Tra l'altro noi viviamo una difficoltà in Campania dal fatto che la regione Campania è ancora commissariata, quindi abbiamo ancora dei costi alti, però quello che mi posso permettere di dire è che ovviamente è entrata in una discussione con i sindaci che sono della valle, quando siamo incontrati per la questione delle unioni comuni, che da settembre, poi non voglio dire altro perché sono ancora cose che però faremo un'azione comune forte a supporto dell'ospedale, soprattutto dopo questa intesa. Sì, assolutamente. Quindi possiamo avere una voce più forte, una voce capito più forte. Assolutamente. Ancora una volta da Rienzo, nella circostanza come comune capofila, è riuscito ad avere il finanziamento per il POC di 50.000 euro per il matrimonio di Giovanella Stendardo, che noi abbiamo seguito ed è stato veramente un bel evento. Sì, anche qua abbiamo persone qui nel Bar La Sosta, che c'è stata Caterina che è stata... Che dopo intervisteremo e ci dirà...
qualcosa. Sì, sì, lei è stata una di quelle là che ha preparato il sabato, che sì, siamo sì, sì, live, sì, il TG3. Banchetto, si è venuto il TG3 di Nantes. Sì. Io conclusi la domenica la seconda edizione di Giovannella, prendendo l'impegno con le persone che stavano lì, soprattutto i cittadini di Arienzo, con le persone che stavano lì, che ci saremmo rivisti alla terza edizione. E questa è la prova tangibile che ci sarà una terza edizione, tra l'altro che non graverà neanche quest'anno sul bilancio comunale. Abbiamo avuto anche in questo caso la brillante idea di unirci con i sindaci del comune di Santa Maria Vico e di San Felice a Cancello per creare un evento che coinvolgerà tutti e tre i comuni, e speriamo di avere anche in questo caso la presenza di televisiva importante. Quindi anche queste intese con il comune di San Felice e il comune di Santa Maria ci prospettano in un futuro comunque migliore, anche per quanto riguarda la parte amministrativa. C'è un'intesa tra le varie forze politiche, questo auspica un futuro migliore. Lo speriamo. Sindaco, vogliamo aggiungere qualcosa? O... No, no, io voglio solo aggiungere, cioè, che voglio concludere, cioè, dicendo che la Valle di Suessola, con l'unione dei comuni pensata dalle nostre amministrazioni, avrà, speriamo, nella nostra idea, nella nostra, avrà un momento di ripresa e smetterà di essere abbandonata dalle istituzioni sovracomunali. Ok, io lo spero e faccio i miei migliori in bocca al lupo. Grazie mille. Allora, cari lettori di Edizioni Caserta, ci vediamo alla prossima puntata di Edizioni Caserta Live, e tra poco facciamo una piccola sintesi sul posto che ci ospita, ossia il Bar La Sosta, con la titolare Caterina De Vito. Buonasera!